Oggi vado a fare un piatto, probabilmente, dico probabilmente, della tradizione culinaria romana, che sono le fettuccine alla paparina. Alla fine qualcuno potrebbe dire che è una sorta di carbonara con l'aggiunta di cipolla, pisellini. Sì, forse è vero. Io dico che alla fine è una ricetta parecchio, ma parecchio buona. Cominciamo a farla. Prima cosa da fare, cipolla. Si va a tritare. Metto un po' d'olio in una padella e comincio a far soffriggere la cipolla. Aggiungo del burro nella casseruola e appena si scioglie il burro si va a far soffriggere bene la cipolla. Mettete il fuoco medio-basso in modo tale che si soffrigga bene. Non deve né stufare né friggere, quindi dovete fare quella via di mezzo. La cipolla sta stufando, vado a tagliare il prosciutto cotto. Fetta tagliata alta e le faccio a striscioline. Vedete questa colorazione? Quando raggiungono questa colorazione sono perfette. Questo è il momento di andarci ad aggiungere il prosciutto cotto. E si fa rosolare un pochino. Ora si aggiungono i piselli. Questi sono i famosi pisellini primavera, quelli che necessitano probabilmente di una cottura rapidissima, quindi si mettono subito. Ora si fa cucinare sempre a fuoco medio-basso, per qualche minuto e poi si mettono giù le fettuccine che ci vogliono veramente in pochissimi istanti sono pronte. Aggiungete un pizzichino di sale, ma veramente pochino perché ci sarà il formaggio, cioè il prosciutto cotto, però c'è l'estrema dolcezza della cipolla e la dolcezza anche dei piselli, quindi proprio due pizzichini metteteli. Tutti gli ingredienti di questa ricetta li trovate su www.casapappagallo.it. E ora vado a preparare le uova, come se fosse la carbonara, un uovo intero e i tuorli e aggiungo il parmigiano. E come per la carbonara ci vuole il pepe, magari non così tanto abbondante, però un po' ci va. Ora è tutto pronto, vado a mettere giù la pasta. Acqua che bolle, saliamo. E vado a mettere le fettuccine. Se non trovate le fettuccine, mettete le tagliatelle che sono praticamente la stessa cosa. Si dice che la differenza sia di pochi millimetri di larghezza, però vedete voi. Cottura di questa pasta sono pochissimi minuti, è pasta fresca. Ah, ovviamente ho detto una cretinata, eh? Non è pasta fresca, era pasta, sì, era evidente che non era pasta fresca, è pasta secca all'uovo. Comunque è una pasta che ci vuole pochissimi minuti a cuocersi. Metto un gocciolino di acqua di cottura nel sughettino, che assolutamente non deve essere proprio secco secco, deve essere sempre piuttosto morbido. E ora ci si mette la pasta. Una volta che avete lasciato 1-2 minuti a insaporire bene con questo sughetto, quindi mischiate bene, mantecate bene con questo sugo, spengete e aspettate qualche minuto, almeno un minuto. Fuori dal fuoco si aggiunge la salsa al formaggio e uova. Deve essere bella densa,
Assolutamente qui non ci deve essere il minimo liquido che gira intorno. Guardate le meraviglie, proprio cremose. Se, come succede per la carbonara, non vi piace il pensiero che l'uovo possa essere crudo, cosa che non lo è perché qui la passa oltre 70 gradi, quindi si è praticamente cotto, però lo volete ancora più cotto, allora ripassate 2 secondi sul fuoco e siete proprio tranquilli. La pasta è pronta, è proprio veramente goduriosa. Non ci resta che impiattare e assaggiare. Opla! Un bel piattone ricchissimo. Il condimento che non può mancare e un altro po' di pepe, ma questo naturalmente è a vostro gusto. Io lo metto anche qui dove andrò a assaggiare. Vado? È vero che è una carbonara, cioè nel senso l'idea è di una carbonara arricchita, però poi mangiandola si sente che non è una carbonara, cioè lo so che questa è la palissiana, ma proprio è una cosa diversa, è proprio, ha una sua dignità, e che dignità che ha, ma buona proprio, eh? Una grossa differenza la fa anche la pasta all'uovo, eh? Una sensazione diversa. Avete visto, non è difficile, è una validissima alternativa a farsi una carbonara, ma accidenti che alternativa, fantastica. Alla prossima.